vanno le cose. Bollettino delle ore 10 vedeva 20 tamponi eseguiti, dei quali 19 negativi, uno in corso, in esecuzione. Nel frattempo Adesso ne abbiamo ricevuto la comunicazione. abbiamo ricevuto la comunicazione poco fa che anche il ventesimo Era a era posto. negativo ed è poi ne abbiamo eseguito Nella un mattinata ne altro. abbiamo fatto due, quindi Eseguito, saremo a quindi 21 con uno in 21 con sospeso. 20, quindi in questo momento siamo a 21 tamponi eseguiti e 20 negativi e uno del quale sapremo l'esito probabilmente domani. Siccome sta anche salendo un po' di polemica a livello nazionale sull'utilizzo dei tamponi, io sottolineo che seguiamo le indicazioni che vengono dalle circolari ministeriali e regionali relativamente alla indicazione, all'esecuzione del tampone. E no, non entro nel dettaglio, insomma, del protocollo scientifico, ma non so se magari all'opinione pubblica 20 tamponi, adesso 21, possono sembrare tanti pochi, diciamo che seguiamo le indicazioni, ecco, seguiamo le indicazioni del protocollo. L'elemento positivo, quindi, che su questi 21, 20 sono negativi, uno in attesa, sempre per quanto riguarda il criterio epidemiologico, cioè il tampone si fa secondo i protocolli, quando c'è criterio epidemiologico, vale a dire contatto con le zone, adesso, prima È più disevimo facile. ovo, schiavonia, adesso oramai le zone interessate incominciano ad essere anche il Veneto, più ampie, più numerose, quindi contatto stretto con le zone interessate, oltre sempre alla Cina, e poi presenza di sintomatologia. Quindi l'elemento, il criterio epidemiologico, insomma, è quello, ecco, del contatto con la zona o con persone della zona. La negatività di questi tamponi è un elemento positivo fino ad oggi. È chiaro che continueremo man mano che si presentano situazioni, casi appunto di questo tipo che hanno i due criteri epidemiologico e sintomatologico ad eseguire i tamponi. Il bollettino sarà quotidiano, anche se non ci vediamo comunque, insomma. Certo. L'informazione la facciamo girare. Teniamo aggiornata sempre anche la prefettura, ovviamente, per quanto riguarda quindi il bollettino. Abbiamo circa 170 persone che sono sorvegliate in isolamento domiciliare, sempre legato al fatto che vi sono le informazioni che ci vengono dai comuni, che vengono dal medico di medicina generale o le persone che direttamente contattano i nostri numeri. Quando parliamo di persone quindi in sorveglianza attiva, vuol dire che sono in isolamento domiciliare. Non presentano, dal punto di vista dei criteri, non presentano sintomatologia, e quindi c'è il criterio epidemiologico, non presentano sintomatologia, e la sorveglianza attiva avviene attraverso il nostro servizio di igiene e sanità pubblica che contatta quotidianamente queste persone per sapere se hanno misurato la temperatura, se sono a casa, hanno misurato la temperatura, come stanno, e dando quindi le informazioni. E penso che avete visto che abbiamo fornito ai singoli comuni l'elenco delle persone che sono in isolamento domiciliare, come avevamo
concordato, l'intento chiaramente è quello anche di avere anche voi, anche perché i casi che vengono segnalati appunto dai comuni e quindi già li conoscete, ma anche casi che sono arrivati a noi direttamente o perché hanno chiamato il 118 o perché appunto sono stati dal proprio medico di medicina generale, quindi fornirvi l'elenco allo scopo anche di poter da parte vostra conoscere chi è in isolamento e se anche queste persone ha bisogno magari se sono persone sole o comunque famiglie sono in isolamento, se hanno bisogno anche di un eventuale supporto, insomma avete l'elenco, oltre al fatto ecco, che è importante anche la collaborazione da parte vostra appunto per la valutazione del rispetto dell'isolamento. Bene, questo per quanto riguarda il punto della situazione a livello locale. Ecco.